mettere a frutto le nostre risorse migliori, quelle risorse che sono di creatività, di iniziative imprenditoriali e di carattere scientifico e tecnologico. Spostiamoci sulla cronaca. Il giudice Massimo Maiello della Corte d'Appello di Milano ha deciso la scarcerazione di Marinella Colombo, la manager milanese che aveva sottratto i figli all'ex marito in Germania e per questo era stata raggiunta da un mandato di arresto internazionale da parte delle autorità tedesche. Ruby, la giovane marocchina che avrebbe parlato di festini e incontri nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi, risponde così ai giornalisti sulla presunta manipolazione delle sue dichiarazioni. «È ingiusto rovinarmi così, hanno sparato solo cavolate», aggiunge. Ed ora agli esteri. Il governo serbo ha alzato da 1 a 10 milioni di euro la taglia in cambio di informazioni che portino all'individuazione e all'arresto di Ratko Mladic. L'ex generale serbo-bosniaco e l'ex leader serbo-croato Goran Hadzic sono i soli due ancora ricercati da oltre 15 anni per genocidio e crimini di guerra. Chiudiamo con una notizia che arriva dal mondo della musica. I Negramaro tornano domani in radio con Singhiozzo, il primo singolo estratto dal nuovo album Casa 69. Disponibile anche in download su iTunes, il singolo in radio precede l'uscita del nuovo progetto prevista per il 16 novembre su etichetta Sugar, a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti. E per questa sera è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Diciannove e 6 minuti, bentornati su Radio Città Benevento, Radio City Planet continua e do il mio buonasera a Luca Quino. Buonasera a te. Radio City Planet. Continua. Radio City Planet. Allora ragazzi, per me oggi è davvero un piacere farmi sta sana chiacchierata, anche se starei più che altro a microfoni spenti a fare una chiacchierata con Luca Quino, ma invece ce la facciamo in diretta e gli do di nuovo il buonasera. Icaro Solo, un disco bellissimo, tra l'altro, che non respira solo di jazz, c'è tanto davvero in questo disco, che già dal luogo quasi, come dire, surreale da dove viene fuori, ovvero la chiesa di Sant'Agostino, già questo, diciamo, deve essere stato un fattore più che interessante per sviluppare un album che penso sia quello più sperimentale che hai fatto fino ad ora. Sì, sicuramente. Posso anche credere, diciamo, che farlo in una chiesa con tutti i rumori che magari entrano e su come, diciamo, si riflette il suono là dentro deve essere stato affascinante. La prima esperienza l'avevo già avuta in Macedonia col gruppo Discopy Connection, col quale suonavamo anche qui a Benevento per il famoso Festival Riverberi. E poi, insomma, rimasi folgorato da questo suono e ci ho riprovato con i Carosoro in una chiesa beneventana, proprio quella di Sant'Agostino, vicino la sede dell'università, vicino al locale del nostro amico Giuseppe Mignone. Infatti, che saluto, tra l'altro, per noi resta il cavalier Mignone perché lo conosciamo in una veste sportiva, essendo che a volte ci fa da inviato dallo stadio Santa Colomba, pensate voi. Però dicevamo di Icaro Solo, oltre ad essere il tuo disco più sperimentale, penso sia pure quello dove ti sei più lasciato andare, nel senso hai fatto un po' tutto tu, no? Sì, tutto io, perché in realtà sono solo io, quindi tromba solo con dell'elettronica suonata dal vivo. Poi lasciato andare perché non ho avuto alcun timore, alcuna paura di poter non vendere o essere criticato. È un progetto sperimentale, secondo me è difficilissimo, però ne vado orgoglioso, per ora è tra i più belli che ho fatto sicuramente. Beh, io sono proprio d'accordo con te, anche perché sembra quasi un'unica, cioè è un'unica take, no? È registrato praticamente in presa diretta ed è, diciamo, una suite, cioè sono brani divisi, ma ascoltarli uno di fila all'altro è una cosa migliore da fare. Sì, infatti quello è il senso, registrarli tutti insieme in una track continua. Registrare è stato abbastanza semplice, quasi come se suonassi, insomma, a casa mia. È stato complesso però microfonare la chiesa, però per fortuna c'era un tecnico fortissimo, Carlo Gentiletti di Napoli, che ha posizionato 22 panoramici più 2 microfoni davanti a me, e quindi poi mi ha insegnato molto su come usare i riverberi della chiesa. Quindi siamo stati un giorno prima a vedere diversi suoni nei punti diversi della chiesa e registrando, quindi facendo dei provini, e poi il giorno dopo è stato molto semplice. 22 panoramici in una chiesa, penso che prendevi anche il battito della mosca. Infatti c'è di tutto, ci sono i suoni di macchine, bambini, anche di un trapano, di un operaio che lavorava vicino. Beh, infatti tra un po' ascolteremo un pezzo dove si sente il trapano. Poi, cioè, ti è venuta là istantanea l'idea di suonare dietro al trapano? Sì, perché comunque rientrava nei microfoni, perché erano con le porte chiuse. A questo punto abbiamo deciso io e Carlo proprio di aprire le porte e registrarlo effettivamente, si sente quasi più il trapano della gruppa. Beh, mi incuriosisce anche sapere come è nata l'idea di registrare nella chiesa. Nella chiesa è nata in effetti dopo il Festival Riverberi, proprio, perché siccome le location erano molto, utilizzavano suoni naturali,
Il progetto era un altro, in realtà era quello di, l'album si chiamava Icaro, quindi era quello di registrare con dei violini, degli archi che avevo già utilizzato, se non che poi dopo Riverbi, dopo un mesetto l'ho riascoltato e non mi piaceva assolutamente. Avevo una settimana di tempo, quindi ho deciso di mettermi da solo in una chiesa, che era abbastanza semplice. Beh, sai, come posto è anche abbastanza, oltre che mistico, penso sia il luogo ideale per la solitudine, sì, no? Sì, sì, sia infatti, da artista che da, infatti, da uno infatti, che ha bisogno infatti, di pensare, quindi là penso sia venuta fuori proprio l'anima vera della tua musica, sì, sì, che sì, tra l'altro sì, voglio dire, come disco, e dicevamo prima, ma magari è quello che tu definisci migliore, ma è sicuramente quello che la critica sta, sì, comunque accogliendo anche in maniera questo, infatti io sì, no, sinceramente non pensavo proprio, perché pensavo veramente di avermi fatto del male tra virgolette, poi che me ne fregavo, però sto vedendo comunque che la critica l'ha apprezzato molto, non solo italiano, quindi sta andando bene e sono contento anche di questo. Infatti ho letto soltanto recensioni positive e non ti nego che speravo non di trovarne una negativa, ma sì, quantomeno qualcuno che martellasse per dirti hai visto qua? Ma tu, invece niente, non ne trovo neanche una. Però sai, l'idea di suonare un disco così cioè, fa pensare uno che ha raggiunto una certa maturità, anche se secondo me Aquino Luca è uno, penso, di quelle persone che di sperimentare più che farlo apposta, diciamo, o meditarlo, è una cosa che ti venga più naturale che possibile. Cioè magari il prossimo disco lo farei post rock, che ne so, cioè, o proprio acustico o proprio acustico, cioè, anzi, perché tra l'altro ti ho sentito da poco duettare nell'ultimo disco dei Chaos Conspiracy e sì, devo dire la tromba sotto al crossover neanche scherza, forti ragazzi, mi incuriosisce anche sapere, anche con loro, cioè, me l'ha già detto Ciccio Chiusolo come è venuta fuori la collaborazione, però sono anche curioso di sentire come è stato suonare anche dietro un pezzo del genere. In realtà io Francesco lo conosco da tempo, cioè abbiamo, così, abbiamo cominciato insieme a suonare, forse lui prima addirittura, quindi è da tempo che lo stimavo sia come amico che come musicista, e mi chiese di suonare su un brano, non volevo ovviamente neanche ascoltare di che si trattava perché conosco lui come suona, e andammo in uno studio di registrazione in campagna da lui e siamo un pomeriggio e venne fuori, registrammo questo. Beh, meraviglioso. Guarda, allora io direi di ascoltare un brano da Icaro solo. Per ora ho scelto la zattera rossa, okay, dei tre pezzi che sentiremo, poi ti dico qual è quello che preferisco, anche se, come dicevo prima, va ascoltato tutto d'un fiato, e poi magari insomma approfondire, anche perché hai suonato mezza Europa tra estate e autunno, no? Sei da poco tornato, cos'era, Belgio? Sì, sì, Olanda, Belgio. Sono anche curioso di sentire com'è stato il rapporto con l'estero. Però prima la zattera rossa da Icaro solo, Luca Aquino. Thank you.
La Zattera Rossa, uno dei tanti brani intensi e unici che trovate in Icaro Solo, il nuovo disco di Luca Quino, che come diceva lui per me già, insomma, è un capitolo già passato, no? Anzi, già stai lavorando a qualcosa di nuovo, immagino, anche te, tante collaborazioni e come vuoi dire, insomma, il tuo suono lo porti in giro per mezzo mondo e sarà anche un bel impegno, no? Riuscire ogni volta a staccare da un lavoro e iniziarne un altro. Sì, 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 sì. Bisogna comunque applicarsi, perché se aspetti il genio non arriva. Non è che uno... non bisogna aspettare, stare lì, aspettare che esca il brano. Bisogna applicarsi, svegliarsi presto la mattina, non come ho fatto stamattina. E vabbè, mettersi al piano, alla tromba e far uscire il brano. Allora Luca, sono curioso di sapere, insomma, da Lunaria, passando per Riverberi, che è stato un festival bellissimo e secondo me, più che dal punto di vista locale, qualcuno forse l'ha fatto passare un po' in sordina, nel senso che, non è che non dico che non ci sia stato il giusto riscontro, no, però sai, se avessero fatto Riverberi a Perugia, capito? Come l'hai vista tu, non solo da direttore artistico, ma magari da uno che si è andato a sentire i concerti? Ma in realtà forse secondo me sono stati troppi eventi organizzati da me, quindi in parte forse ho sbagliato anche, erano 40 concerti, però io pensavo potesse essere un punto di forza, perché comunque di solito con questo budget se ne organizzare sempre di meno a Benevento, sì. Quindi proprio perché comunque ho la fortuna di conoscere gli artisti personalmente, ho chiesto una riduzione del cachet, quindi ho potuto organizzare più concerti. Hanno potuto organizzare gli organizzatori di Riverberi più concerti. Però forse troppi, questa è stata l'arma a doppio taglio, secondo me. Ma secondo te Benevento era pronta per Riverberi? Secondo me no, perché veniva da 4 notti di luna piena. Cioè veniva da festival, le manifestazioni decisamente differenti. Sì, sì, molto più tra virgolette popolari. Quindi era difficile, insomma, avere la massa. Forse non era neanche questo proprio il presupposto del comune di Benevento. Cioè non era l'obiettivo primario quello di raggiungere la massa di 4 notti e più di luna piena. Ah, decisamente no. No, tutto sommato non penso sia andata male, perché comunque le poltrone erano sempre piene. Non ha avuto un seguito dal punto di vista, secondo me, della provincia, non ha funzionato. C'erano molti proprio di Benevento città. Beh, forse paradossalmente non se ne è parlato in provincia, magari provincia, però sì, fare già 500-600 km a vedere c'era più gente che ne aveva sentita. Sì, sì, infatti. No, fuori è funzionato molto, perché comunque ha girato molto il nome della città all'estero, certo. Questo l'ho notato proprio io personalmente. Che forse era anche l'obiettivo, che magari, forse anche principale, infatti, no? Una cosa buona. Forse la provincia, secondo me, anche non è stata molto... raggiunto. Conti di farla un'altra edizione di Riverberi? Per ora assolutamente no, perché comunque il festival di Riverberi si è chiuso, è andato bene, comunque è stato positivo, però bisogna comunque rispettare i contratti, gli artisti devono essere ancora pagati in molti, anche i collaboratori, quindi per quanto mi riguarda, finché non si chiude il cerchio, sono convinto si chiuderà, io non penso proprio alla seconda edizione nel modo certo. Più assoluto. Sì, infatti, bisogna anche essere, come dire, rispettosi di determinati tempi. Sì, non dico che non lo saranno, dico voglio solo aspettare. Però sai, a lungo andare posso immaginare anche, non dico lo stress, ma comunque la condizione che si crea. Torniamo invece a Icaro Solo, che tra l'altro già dalla copertina respira d'arte da ogni poro sto CD, ragazzi. Cioè, questo è un dipinto, se non sbaglio, del 73 di Palladino. Sì. Come c'è finito in copertina? Ma con Mimmo che facemmo? Facciamo una cosa con Ginestra in Città Spettacolo di 2 anni fa. E poi da allora. Io comunque Ginestra la conosco da quando ero piccolino, non la vedevo da una quindicina d'anni. E poi da allora sono rimasto in contatto con Mimmo, io gliel'ho chiesto e lui ha detto ha accettato. Ha accettato anche la copertina del secondo disco che uscirà ora. Dell'altro disco che uscirà ora a gennaio. Molto molto bello, tra l'altro, pensando. Anche che poi voglio dire, questo disco in effetti si sposa perfettamente con ogni forma d'arte, ecco, al di là della musica, anche per il luogo dove è nato. E dicevamo, insomma, questa idea dei rumori, che poi non è soltanto trapano, c'è anche calpestio di passanti, vociare, insomma c'è un po' di tutto. Sono anche curioso di sapere, perché sai, un disco del genere, utilizzare l'elettronica dentro poteva essere un'arma a doppio taglio, tu invece sei riuscito a dosarla acustico, infatti, esatto, al punto giusto. C'è un po' di synth, ecco, non so che loop station qualcosa avrei usato. Com'è stato, insomma, abbinarla Ma è stato semplice, perché ero da solo, perché in realtà è una cosa che si usa molto nel nord Europa, quindi concepire la musica a 360 gradi, quindi con rumori, con effettistica naturale. Però molti musicisti, me compreso, si inibiscono quando lo fanno dal vivo, quindi perché c'è il pubblico, quindi ti condiziona per timidezza, perché è paura di venire giudicato come un pazzo.
Però lì invece mi sono trovato totalmente libero, quindi mi piaceva correre per la chiesa, far uscire i rumori dall'altare, sibilli con la campana della tromba, perché ero da solo col fonico che stava nell'altra sala e c'era solo qualche amico, insomma, Michele Chieffo e qualcun altro, quindi ero proprio a casa mia. Ah, però è una cosa che comunque non assolutamente inventato io, cioè lo fanno tantissimi in Olanda, Ernest Reisiger e tantissimi altri musicisti, è proprio musica, questa è la musica d'avanguardia ad oggi sicuramente. Certo, tra l'altro oltre ad essere un esperimento unico penso sia stato anche irripetibile a questo punto. Infatti sì, vabbè, è proprio una cosa unica. Sì, certo, sì. Infatti. Allora, invece sono curioso, a proposito, ricordo per chi non lo sapesse che al CSA di Pistaggio c'è October Jazz, che è stato negli ultimi 10 anni, perché sono 10 anni di occupazione, un po' la focina di tanti giovani artisti sanniti che, insomma, grazie anche al CSA hanno iniziato non solo ad avvicinarsi alla musica, ma anche a coltivarla, perché non ci sono molti posti dove suonare senza magari mettere mano al portafoglio quando si è adolescenti. E Luca sarà per il Depistaggio Workers Band, domani, a proposito di esperimenti unici, con fior fior di musicisti che comunque ci si conosce tutti, sì, ecco, sì, no? Da sempre. Anche lì sarà tipo una sorta di performance, quindi unica. E saremo io, Gianluca Bufis, Aldo Galasso, Pasquale Bilicini e altri musicisti che verranno. Certo. E è un omaggio proprio al centro sociale, insomma, che da 10 anni si impegna a far crescere la musica a Benevento. Vedo che molti giovani si stanno appassionando. E tra l'altro anche stasera c'è un gruppo. Sì, stasera c'è un gruppo ungherese. Un ensemble che si chiama Singers Project, che tra un po' tra l'altro ascolteremo anche un pezzo, giusto per farvi avere un'idea. Sì. Ecco, sono curioso anche di sapere da Luca, di recente c'è qualcosa che hai ascoltato che secondo te merita? Sì, ma io ascolto tanti, ascolto 4-5 ore al giorno, proprio sempre. Esatto, sempre. Tipo training autogeno. Acquisto un sacco di CD, proprio ascolto, e ce n'è tanto di materiale. Poi tra l'altro ricordo che non è solo jazz Luca qui, no? Cioè, sì, l'ultima sì, chiacchierata ci siamo fatti mi ha detto che ascolta di tutto, dal sì, pop. Sì, proprio di tutto. Ma ce ne sono tantissimi. Che poi penso serva anche per avere nuove idee, no? Sentire... Sì, perché bisogna ascoltare comunque la musica che si fa oggi, sì. non si può far prendere come riferimento il jazz degli anni 60, se andate, insomma, roba vecchia. Certo. Quindi con lo studio del jazz, perché comunque mi reputo un jazzista, ho fatto quegli studi, tramite i suoni d'oggi secondo me si riesce ad andare avanti, questa là. Ce ne sono molti, uno in particolare non mi va di dirlo, però musicisti moderni ce ne sono proprio tanti. Infatti, invece stai lavorando già a qualcosa di nuovo, immagino. Sì, c'è un disco che deve uscire a gennaio, prodotto da Paolo Fresu, e uscirà però non con l'Universal, con l'etichetta di Paolo proprio. Ah. E lo registro a fine novembre ad Oslo, in Norvegia, ed uscirà a gennaio. A proposito di Oslo, Norvegia, parlavamo prima del giro che hai fatto di tanti paesi. Beh, com'è stato anche vedere altri palcoscenici di recente? Cioè magari anche portare Icaro solo al di fuori dell'Italia. Sempre bello, noto che è un po' più semplice. Ad esempio ho presentato Icaro solo 2 volte in Italia e 4 volte all'estero. Ho avuto molta difficoltà in Italia e pochissima all'estero, perché comunque è un progetto complesso, quindi se non sei abituato a questa musica ti scocci. Certo. Mia madre si scoccia, mi scoccio anch'io, insomma, visto italiano, visto di qua. Beh, certo, un pubblico mentre, attento ci vuole. Ecco. Mentre mi sono accorto che le 4 presentazioni in Olanda e in Belgio sono state molto più semplici, forse ho suonato anch'io meglio, non lo so. Però è andata molto bene. Una cosa meglio. Che molti mi dicono, almeno di quei rari artisti che riescono anche ad avere un proprio pubblico e un seguito al di fuori dell'Italia, è che proprio magari c'è un pubblico che è più abituato ad ascoltare la musica, o forse a stare un po' più in silenzio, forse, non lo so, quantomeno sì, a concentrarsi. Sì, perché si vedono gruppi nelle televisioni, c'è arte, anche nel canale 5 del Belga ci sta la musica, non c'è Maria De Filippi, non si sente sempre parlare di Berlusconi, di cazzate, ma se si parla di politica, la cultura viene molto, molto considerata all'estero. Qui no, sicuramente, lo sappiamo. Sì, sì, vabbè. Quantomeno nella scatola chiamata televisione, sì, o comunque sì. Nei media che diciamo contano, in effetti il messaggio artistico non è che passi proprio nitidamente. Va bene, ancora musica di Luca Quino, poi torno per salutarti. A proposito, ascoltiamo Trapano e Cera, va bene? Perché poi Trapano e Cera? Cera per le ali di Icaro. Ah, ok, in quel senso lì, va bene, ascoltiamo. Oh.
sponsor. Il cappellaio matto. Finalmente anche nel Sannio un vero pub in stile British. Al cappellaio matto, piatti tipici fra cui l'inimitabile cotechino affumicato e una scelta di birre esclusive come McEvans, Beamish, Slalom, Newcastle. Il cappellaio matto è live music e ogni giovedì karaoke. Il cappellaio matto ti aspetta in via Appia 1 a Calvi Benevento. Info 349 28 69 428. Chiuso il lunedì. Il cappellaio matto ti aspetta venerdì 29 ottobre con il live di Eleven Fingers. Domenica 31 ottobre, Halloween con i Musicant e tanti gadgets della Slalom. Sponsor! Computers World, tutto il mondo dell'informatica. A Benevento, in Corso Dante 27. Assistenza e vendita di PC, portatili, accessori, hardware e software. Computers World e anche telefoni cellulari dual SIM, cartucce, toner e fogli per tutte le stampanti. Realizzazione di siti web e installazione di reti informatiche domestiche e aziendali. Computers World è l'unico rivenditore ufficiale del Sannio 2 AD Point e ti aspetta in Corso Dante 27 a Benevento. Info 0824 21 236. computers-world.it. Solo da Computers World. Telefoni cellulari dual SIM a partire da 49 euro. Lettore MP3 da 4 giga a 15 euro. CD a partire da 15 centesimi. DVD a partire da 18 centesimi. Auricolari Bluetooth a 10 euro. Sponsor. Le ultime novità dal mondo della moda le trovi solo da Monica Outlet. In via Aldo Moro 78 a San Giorgio del Sannio, Benevento. Monica Outlet è abbigliamento, calzature e accessori moda per uomo, donna e bambino con marchi prestigiosi come Eleonora Amadei, Rucoline, Baci e Abbracci, Paciotti, Alviero Martini, Pinco e tanti altri. Monica Outlet è moda delle grandi firme direttamente da Milano e ti aspetta in via Aldo Moro 78 a San Giorgio del Sannio, Benevento. Info 0824 33 7560. Richiedi la tua canzone preferita a Radio City Planet per i tuoi SMS 329-2171-661. Thank you.
Restando saldi nel concetto di Caro Solo, era Piume Check che eleggo a traccia che preferisco, anche se vattela a pesca quella che preferisco meno in Caro Solo. Luca, nel ringraziarti e nel darti appuntamento ovviamente non al prossimo disco, ma so che ci rivediamo presto, anzi risentiamo qui su Radio Città. Come no. Ti chiedo invece, oltre ai progetti futuri, ai live futuri, cioè, c'è un genere dove vorresti provare a sperimentare il tuo suono? Che ancora non hai... Nella musica classica. Nella musica classica, perfetto. Quindi hai già in mente qualcosa di preciso? No, ancora no, perché è la cosa che è difficilissimo. Però più là lo farò. Più là lo farai. Penso che già, insomma, ovviamente a prescindere dai contatti, avrai già in mente più o meno dove andare a parare, no? Guarda, a me... sarebbe piaciuto farla col conservatorio di Benevento, però ho notato che è impossibile dialogare con loro, quindi da ora non lo dico che non lo farò. Quindi poi si vede, insomma. Ah, perché hai provato ma niente. Sì, non lo vedo proprio una roccaforte, impossibile dialogare con loro. Non è che ci abbia provato tanto. Ah, ok, non è che però ho notato un disinteresse nei confronti di cose innovative, quindi stessero lì tra loro. Beh, sai, tu sei un musicista che è un po' è in bilico, no? Per me, per come la vedo io, cioè, sai, chi ama il jazz magari lo apprezza Luca Quino, però magari il purista te lo ritrovi lì a sottolinearti come funziona. E funziona che sono pochi, quindi... Ma quindi vai tranquillo. Grazie Luca, grazie, che ci rivediamo Mario. Presto e complimenti ancora. Radio Città fa un attimo di pausa e poi torniamo. Spot! October Jazz Festival 2010. Dall'8 al 29 ottobre, al CSA Depistaggio in via Mustilli a Benevento. Venerdì 8 ottobre, Alessandro Tedesco, Low Frequency Quartet. Sabato 9 ottobre, Chaos Conspiracy. Sabato 16 ottobre, Raffaele Casarano, Argento Live Set. Sabato 23 ottobre, Niccolò Faraci. Giovedì 28 ottobre, dall'Ungheria, Singas Project. Venerdì 29 ottobre, Depistaggio Work Band. October Jazz Festival 2010, dall'8 al 29 ottobre, al Centro Sociale Depistaggio in via Mustilli a Benevento. csadepistaggio.org. Ragazzi, svegliatevi, dobbiamo andare in onda. Sì, sì. Ciao. Bene. Ogni giovedì, dalle 21.10 su Radio Città, Video Ring, settimanale sul cinema con approfondimenti, news e interviste esclusive. Per me è una cagata pazzesca! Plurimarche Tomaselli Motors e auto nuove usate fuoristrada di tutte le marche a prezzi super convenienti. E un'attrezzata officina meccanica computerizzata Bosch Car Service. E tagliando in garanzia e post garanzia a prezzi scontati per tutte le auto nuove di qualsiasi marca e modello come Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes. E la garanzia non decade come afferma la normativa Monti. E convenienza e professionalità per impianti elettronici, satellitari e climatizzati. Plurimarche Tomaselli Motors. Viale Principe di Napoli 5153 Benevento. Telefono 0824 50 444. Messaggio rivolto.